bellissimo scoprire un territorio carpendone le caratteristiche enogastronomiche. Per questo entriamo all'interno dell'Aquila Nera, un rapace che nella località di Monte Pastore riesce a svelare determinate caratteristiche tipiche di questo luogo. Un luogo votato al tartufo, al fungo porcino, la buonissima salumeria, quelle che sono le tipicità del territorio emiliano, ed entriamo a scoprirne i segreti di una cucina fatta con grande passione e con tantissimo amore, che è quella di Roberto e della sua famiglia. Questa è l'Aquila Nera e questo è il gusto di Monte Pastore, tutto per voi. Quando si arriva vicino a Bologna non può mancare una visita e una capatina all'interno dell'Aquila Nera, dove si mangia davvero benissimo. L'Aquila Nera ci sono specialità, varie specialità. Partiamo dai funghi porcini, che è la nostra vera specialità, che le facciamo in tanti modi: fritti alla griglia, in umido, con le tagliatelle, sui filetti, le tagliate, la salsiccia alla griglia e tutto. Poi ci passo al tartufo, che nelle varie stagioni c'è il bianco, il nero, il bianchetto e gli altri tipi anche di funghi. Adesso ci sono le spugnole, i prugnoli, che li facciamo in tutte le maniere, con la carne, con i primi, le bruschette. E come specialità nostra proprio vera e propria, la polenta fritta e col formaggio tartufato caldo, i tortellini. La struttura non ha soltanto la parte enogastronomica, ma anche molto molto bella dal punto di vista estetico. L'anno scorso abbiamo fatto questa sala qui nuova, abbiamo aperta per Pasqua di l'anno scorso, quando c'è da fare un po' di feste così, è un po' più ampia, si può cantare a volte quando facciamo qualche cerimonia così, ed è comoda, ci abbiamo fatto un bello spazio esterno, ci troviamo bene. Devi fare un menù, un antipasto per voi ospiti. Bruschette, funghi porcini al tartufo con polenta fritta, formaggio tartufato caldo e porcini fritti. Passiamo al primo. Primo tagliatelle verdi, prosciutto e culaccia, che sono molto buone, tortelloni, funghi porcini. Passiamo al secondo. Un bel filetto ai funghi porcini o la tagliata, con contorno di porcini alla griglia. Il dessert? La torta della casa, che è 25 anni che la facciamo, è un pan di Spagna a strati con mascarpone, Nutella e panna. E non può mancare un vino che accompagni il tutto, che deve essere necessariamente? Della zona, ci sono tante aziende buone, Tenuta Bonzara, Vallona, Torricella, Santa Croce. E dopo un passo del genere ovviamente non si può tornare a casa, si deve rimanere a dormire in questa zona. Per questo tu hai pensato a strutturare anche una zona ricettiva, che è quella della tenuta delle Aquile. Ci sono appartamenti che sono qua a Cabortolani, vicino 5 km da qua, sotto abbiamo un altro locale. Sono appartamenti nuovi, tutti arredati, tutte le comodità, che in estate soprattutto si sta molto bene. Venite all'Aquila Nera, venite alla tenuta delle Aquile, perché? No, perché speriamo di farvi star bene, di instaurare un rapporto come sempre stato con la clientela, molto bello. www.taglieraaquilanera.it. Si apre una nuova edizione del Cosmoprof Worldwide. Questa è l'edizione 2014, come recita il presidente dell'ente fiera di Bologna, Duccio Campagnoli. La bellezza salverà il mondo, una frase che un famoso scrittore russo recitava, e chissà, questo Cosmoprof 2014 sta davvero aiutando molto il mercato italiano e non solo, tutti i mercati esteri, a formarsi, informarsi e conoscere tutte quelle che sono le novità di un mercato
mercato. Il mercato della bellezza è in continua evoluzione. Qui tanta formazione, possibilità di incontri B2B, l'internazionalità è di casa. Questo è il grandissimo format che viene esportato in tutto il mondo e che rende l'Italia famosa per la sua bellezza. Noi entriamo a scoprirne nei vari padiglioni, che sono davvero frequentatissimi, con oltre 200.000 presenze, quelle che sono le novità per questa edizione 2014, con Fiere Dintorni che per voi amplia con la bellezza il mondo al cubo. Presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, 47esima edizione del Cosmoprof Worldwide, edizione 2014, ha aperto con una frase di un antico scrittore russo che la bellezza salverà il mondo, e il Cosmoprof serve anche a questo, a salvare con la bellezza tutto il mondo da quello che è un mercato attuale che comunque sta riprendendo. Che cosa prevede e soprattutto che cosa ha il Cosmoprof con questo format che nessun altro nel mondo riesce ad avere come noi italiani? Beh, il Cosmoprof è davvero il centro dell'industria della cosmetica nel mondo. Anche quest'anno siamo oltre ogni numero degli anni passati, un 10% in più di espositori, 2450, visitatori da 174 paesi. Beh, la bellezza significa amore per se stessi e per gli altri, e anche nella cultura dei consumi sta crescendo un po' in ogni parte del mondo. In Europa, negli Stati Uniti, ma ora anche in tutti i paesi emergenti. E il Cosmoprof è il momento in cui si incontra tutto questo: chi produce, chi è operatore professionale, chi è semplicemente un curioso e un estimatore di tutto questo. Insomma, arriveremo ai 200.000 del popolo del Cosmoprof. Questo è un traguardo che si raggiungerà sicuramente. È esportato il format anche all'estero per raccogliere nuovi mercati e anche nuove idee di mercato, con una versione Hong Kong e Las Vegas che hanno riscontrato anche lì un grandissimo successo. Con Cosmoprof Worldwide qui a Bologna raccogliamo tutto il mondo della bellezza, ma poi con Cosmoprof Hong Kong siamo la manifestazione di riferimento per tutta l'Asia, e con Cosmoprof Las Vegas la manifestazione di riferimento per tutto il Nord America. Magari adesso stiamo pensando anche a qualche altro posto del mondo. Io sono con l'amministratore delegato della Sogecos SPA, Cosmoprof Worldwide 2014, format di successo che vede tra l'altro, oltre alla presentazione delle novità, anche argomenti come aggiornamento e formazione un po' come focali. Noi quest'anno intanto abbiamo caratterizzato la parte del Cosmopark in maniera più evidente all'interno del Cosmoprof, che si è aperto due giorni prima, e la parte del Cosmopark è, diciamo, il settore che rappresenta tutta la filiera della produzione della cosmesi, dove c'è veramente molta qualità, molta innovazione, molta ricerca, e quindi questa è la parte veramente industriale della manifestazione. Dopodiché all'interno del Cosmoprof noi diamo spazio a tutte quelle che sono le rappresentazioni delle novità da parte delle imprese e che aspettano il Cosmoprof per presentare i lanci dei nuovi prodotti. Più importante l'innovazione in questo settore o il modo di presentare un prodotto o un progetto in maniera differente? Ma tutto serve, certamente l'innovazione è fondamentale, perché si compete, diciamo, a livello globale, ma ovviamente anche la parte formale è molto importante. Una bellezza che è quella di Laura Chiatti, che è tipicamente mediterranea, Oliviero Toscani come parte fotografica di rendicontazione. La bellezza salverà il mondo, condivide? Ma penso di sì, la bellezza aiuta certamente a vivere meglio,
a vivere con maggior rispetto delle persone, con una maggiore attenzione alla cura del corpo e quindi vuol dire a pensare al futuro. E quindi il settore della cosmesi e il Cosmoprof certamente sono il futuro. Io entro all'interno di un marchio, Kryolan, che è dell'arte, del make-up professionale, ha fatto il suo vessillo rappresentativo un po' in tutto il mondo. Sono con Patrick Dalseno, direttore commerciale Italia. Kryolan è un'azienda che nasce 70 anni fa circa a Berlino. Tutti i prodotti Kryolan vengono prodotti a Berlino, fabbriche di possesso di Kryolan, con standard qualitativi altissimi. Non a caso Kryolan ha la certificazione ECARF, che è una certificazione estremamente severa e importante a livello europeo, ma ciò che rende Kryolan unica nel suo settore è il fatto che il marchio negli anni è stato sviluppato parallelamente alle esigenze dei professionisti. Kryolan ha sempre lavorato fianco a fianco con i professionisti, partendo dal teatro, sviluppando poi il prodotto per il cinema, e poi ci si è accorti che il prodotto Kryolan aveva una qualità incredibile e questo lo ha reso fruibile anche a tutto un pubblico, diciamo, consumer. Ma i più grandi truccatori al mondo, i truccatori di sfilate di moda come Miss Universo o Miss California, ma anche i truccatori dei divi di Hollywood, sono truccatori che usano i prodotti a marchio Kryolan. Perché? Perché Kryolan ha sviluppato negli anni un prodotto che è fatto su misura per il professionista e quindi diventa un prodotto comunque di una qualità enorme anche per l'utente finale. Il trucco è scienza e noi con la lingua italiana giochiamo un po' su questa frase dicendo non è un trucco, è scienza. In realtà no, il trucco è scienza perché c'è una scienza dietro per creare un trucco ad altissimo livello, ma non solo per quanto riguarda il prodotto, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i professionisti che lo applicano. La figura del truccatore è una figura per noi centrale, è il professionista, ed è per questo che abbiamo deciso come Kryolan di investire risorse umane, di tempo, risorse economiche sulla creazione di questa figura, della figura del truccatore, che il truccatore non è riconosciuto a livello istituzionale. E allora noi creiamo le nostre accademie che hanno come obiettivo l'avere degli standard qualitativi elevatissimi per creare delle figure professionali. Chi frequenta le nostre accademie Kryolan, una volta uscito dall'accademia, possa dire: io sono un truccatore riconosciuto a livello internazionale da Kryolan, che è l'azienda leader per quanto riguarda il trucco professionale. No, i due centri più importanti sono a Napoli e poi l'Accademia che c'è a Zero Branco in provincia di Treviso, dove abbiamo il piacere di avere la nostra responsabile per l'Italia della formazione e la responsabile tecnica, che è Samantha Peluso. Attraverso lei noi stiamo sviluppando tutta una struttura virtuosa per andare a certificare e a rilasciare questi diplomi di truccatori Kryolan. Mancano i talenti e per questo un talent istituito direttamente da Kryolan si chiama MET, cioè Makeup Aesthetica Talent. Tutti i partecipanti devono effettuare uno scatto di makeup e spedirlo a un indirizzo di posta elettronica. I sei migliori si sfideranno sul palcoscenico della fiera di estetica di Napoli a novembre. Il vincitore vincerà la possibilità di creare l'immagine della fiera estetica del 2015. Per la prima volta Kryolan ha deciso di collaborare con una artista di fama internazionale che è Rabarama. Abbiamo creato un festival. Il vincitore di questa finale vincerà un'opera originale di Rabarama e una valigia Kryolan molto ricca per, diciamo, il perfetto make-up artist. Sono aperte le iscrizioni fin da subito, si trova tutto sulla pagina Facebook di Kryolan, sulla pagina Facebook di Vecchiato Arte e sul sito di Rabarama.
dimostrazione della continua evoluzione c'è il successo della Crystal Nails anche all'interno di questo Cosmoprof 2014, dopo 22 vittorie, tantissime le novità. Come fate a essere sempre al passo con i tempi e soprattutto quali sono le novità che vi stanno facendo riscontrare così tanto successo in questo 2014, che ne vede ancora tante? È faticosissimo, guarda, veramente. Quest'anno tra l'altro ci sono delle novità assolute. Devo dire che abbiamo solo noi per adesso, la ricerca Crystal Nails purtroppo poi viene continuamente emulata e imitata, a noi ci fa piacere. È una delle cose che in questo momento, una delle novità che in questo momento sta andando tantissimo durante questo Cosmoprof sono i nuovi cromi, che sono, è uno smalto semipermanente cromato. Cristallac, perciò smalto semipermanente, chiunque lo può stendere, lo può usare, può fare questo tipo di applicazione e i risultati sono questi. Attualmente sono 12 colori, tutti bellissimi, ovviamente l'oro e l'argento la fanno da padroni, però questo è veramente un prodotto rivoluzionario. Così come è rivoluzionario adesso un altro prodotto che abbiamo sempre presentato durante questo Cosmoprof, che si chiama No Buffer Scrub. È un liquido che permette di preparare l'unghia senza l'utilizzo né del mattoncino né delle lime. È un prodotto decisamente molto efficiente, prepara l'unghia in maniera perfetta per poi poter applicare lo smalto semipermanente. Staggerite è un'altra novità incredibile, è un effetto 3D, è veramente un effetto strabiliante che sta avendo un grande successo qua nelle applicazioni che stiamo facendo attraverso le nostre master, è veramente molto bello. Milena Migliorini, responsabile della formazione e non solo, Crystal Nails ottiene tanti successi, quante coppe e grazie a cosa si ottengono tutti questi successi? Allora, i successi si ottengono grazie a tantissimo impegno, tantissimi sacrifici e tantissima formazione. Siamo reduci dalle Nail Olympics di Roma 2014, dove abbiamo vinto 22 medaglie, nessun team ha vinto quello che abbiamo vinto noi, per cui siamo molto orgogliosi di dirlo. E hanno partecipato alle nostre master e anche non master, non ancora master, per cui hanno vinto tantissime ragazze che lavorano con noi, collaborano, credono in questo, in questa passione, in questo mondo Crystal Nails, perché per noi è un mondo tra virgolette fantastico, è un modo di, è uno stile di vita Crystal Nails, posso dirlo adesso a voce alta. Cosa significa continuare a formare le professioniste e tra l'altro le principesse del successo della Nail Art? Diciamo che continuare a formare le professioniste significa a monte continuare a formarsi, quindi prima di tutto le insegnanti continuano a crescere, continuano a fare corsi di formazione, continuano a stare al passo con i tempi, con la richiesta del mercato, creando anche, ideando nuove forme e nuove, quindi creando nuove idee da trasmettere a chi ci segue. E le ragazze che ci seguono appunto possono usufruire di questa formazione e crescere a loro volta e diventare delle professioniste molto qualificate nel settore. Dove arriverà Crystal Nails? In realtà non ci poniamo limiti, che è forse anche questo un po' il segreto. Raggiungiamo degli ottimi risultati, dei bei traguardi, però qual è il traguardo migliore? Beh, quello che forse dobbiamo ancora raggiungere, per cui non ci poniamo davvero limiti per il futuro, vedremo. Dove arriverà Crystal Nails? No, non lo diciamo. Sulla luna? Crystal Nails arriverà giorno dopo giorno, noi viviamo il presente e il presente è quello che ci dà la possibilità di valutare quello che facciamo
i nostri errori, perché di errori ne facciamo tantissimi, e attraverso gli errori ci miglioriamo. Scegliete Crystal Nest perché? Perché siamo i migliori. Argomento attualissimo, è un brevetto, è un'azienda tutta abruzzese, la Phoenix, in cui l'ingegneria la fa per la maggiore. Io sono con Gianluca Cavalletti, general manager della Phoenix, che porta avanti un brevetto favoloso che si chiama esattamente come? Endosphere, il marchio, il brevetto si basa sulla microvibrazione compressiva. La nostra è un'azienda che produce, inventa, costruisce. Infatti questo sistema è stato inventato dal nostro gruppo, è stato messo a punto nel tempo e oggi l'abbiamo portato avanti con impegno, e dopo molti anni, molta ricerca scientifica, oggi possiamo dire, insomma, di essere una delle aziende leader nel nostro settore. Cosa significa basare i propri prodotti, i propri macchinari sulla microvibrazione compressiva? Significa cercare di trovare delle risposte che possano dare delle innovazioni e quindi dei risultati differenti ai nostri pazienti. Il sistema microvibrazione è un po' sconvolgente, è entrato un po' come un tuono nell'ambiente che si basava sui sistemi vacuum. Questo dispositivo invece sostituisce l'aspirazione con la vibrazione e la trazione con la pressione del tessuto, quindi totalmente antitesiano. È un sistema nato con in collaborazione strettissima con l'Università d'Annunzio di Chieti e con alcuni altri centri di ricerca come l'ITAB, l'Istituto per le Tecnologie Biomediche Avanzate. Questo ha portato ad avere un dispositivo oggi estremamente performante, da risultati garantiti, quindi non più pseudo apparecchiature ma sistemi scientificamente testati a risultato sicuro e soprattutto non invasivi. Ecco, questo significa nell'applicazione e nello specifico con il prodotto Endosphere Sensor che si può andare a fare cosa sul problema di cellulite? Si può trattare in maniera significativa, perché il primo dispositivo che riesce ad andare veramente in profondità col tessuto, infatti il nome non è a caso, Endosphere. Qui oggi presentiamo una macchina assolutamente innovativa che rappresenta un'evoluzione del meccanismo, in quanto riesce a rilevare il tipo di tessuto che incontra, quindi differenziare un tessuto edematoso da un tessuto fibroso e commisurare la frequenza, cioè il numero di pulsazioni che riceve il tessuto per secondo, in funzione della resistenza e quindi rendere il trattamento ancora più performante e ancora più specifico per tutti i tipi di cellulite che si incontrano. A cosa state oggi lavorando per avanzare ancora di più la vostra, diciamo, proposta? La ricerca naturalmente va avanti, si implementa sempre il dispositivo che è un po' il nostro core business, quindi parliamo di Endosphere, significa lavorare anche su altri dispositivi come per esempio il trattamento per il viso. Inoltre stiamo lavorando in collaborazione con la Lumenis, un'azienda leader nel campo del lasering, distribuendo in esclusiva il laser a diodo per l'epilazione, mentre per quanto riguarda la nostra ricerca stiamo lavorando su un sistema di dermoabrasione combinato con il nostro dispositivo. Sarà qualcosa di veramente futuristico, dove iniziamo proprio in questi mesi la sperimentazione scientifica per vedere appunto i risultati. Tutto quello che noi facciamo, produciamo, è sempre seguito da, o anzi diciamo preceduto da, una ricerca scientifica alla base. Se dovessimo fare un piccolo payoff per concludere, sintetizzare, potremmo dire?
potremmo consigliare ai nostri clienti di comprare bene dei dispositivi dove dietro c'è sempre uno studio, non mai approssimazione, ma fare molta attenzione a quello che si compra. www.phoenixgroup.it. Con Michela Maggi, la Clinical Manager per Italia e Sud Europa. Che cosa è la Lumenis e soprattutto come è riuscita a prendere questa leadership in questo mercato così difficile? Lumenis nasce nel 66 con il primo laser ad argon e nel particolare diciamo è leader mondiale di tecnologie a luci pulsate e laser che vanno dalla medicina, chirurgia applicata, oculistica, a tutto quello che è il mondo dell'estetica. Quali sono stati gli step più importanti dal punto di vista della produzione di macchinari che caratterizzano la vita, diciamo, imprenditoriale della Lumenis? Beh, appunto, come dicevo, nasce il primo laser ad argon nel 66, poi c'è stata tutta l'evoluzione dei laser ablativi CO2 per poi approdare a quello che è stato poi il core, l'iShear nel 97, che ha visto un'ottimizzazione tecnologica, ingegneristica e appunto per il focus sull'epilazione, riduzione permanente. E oggi qui appunto presentiamo l'iShear Desire, che vede proprio il top di questa evoluzione tecnologica e non solo. Quali esigenze soddisfa questo macchinario? Beh sì, l'enorme richiesta del mercato dell'estetica ci ha assolutamente portato a completare tutto il parco macchine di Lumenis anche con un'apparecchiatura dedicata proprio al mondo delle estetiste. Devo dire che la qualità, la ricerca, la dedizione con cui Lumenis si è appunto appuntato finora sul laser medicali è la stessa con la quale appunto dai centri nevralgici di Israele oltreoceano si è arrivati appunto all'iShear Desire per estetiste. Il laser l'iShear Desire è un laser per epilazione. Può essere utilizzato da tutti i centri estetici, è assolutamente in linea a tutti i requisiti di legge appunto emanati nel 2011 con un decreto che appunto ne sancisce l'utilizzo e soprattutto l'esclusiva della macchina è poterla utilizzare in totale sicurezza con garanzia di efficacia delle performance, proprio perché mette a disposizione dell'operatore la possibilità di scegliere, di personalizzare i trattamenti per fototipo, per texture del pelo piuttosto che per area diciamo anatomica che si andrà poi a scegliere. Quindi tutti i fototipi, anche pelli più scure, quindi tutto quello che è poi il mercato asiatico che appunto si è allargato e quindi per durata, per energie e quindi poi dovremo scendere proprio nel dettaglio prettamente ingegneristico per ecco, poi chiarire aspetti prettamente tecnologici. Però ecco, la possibilità di trattare fototipi anche scuri con l'assoluta garanzia della sicurezza ed efficacia di un trattamento. Qual è oggi la customer satisfaction? Lumenis davvero garantisce un risultato, per poter vendere un risultato, binomio di efficacia e sicurezza sempre. Nel mentre è di una finalizzazione di un make-up, un make-up artist Fabio De Stefano che ci spiega come nasce l'esigenza di creare la sua linea
di make-up che si chiama Show Make-up. Abbiamo cercato di coniugare le esigenze del professionista realizzando una linea di trucco estremamente tecnica e professionale e cercando poi di arrivare al consumatore finale con le esigenze chiaramente che possono accontentare un po' tutti. Descriviamo la fase di make-up nei suoi prodotti più rappresentativi, che comunque devono essere sempre perfetti. Devono avere comunque come caratteristica una qualità eccellente. Noi li abbiamo realizzati con delle nuove formulazioni in alta definizione per cercare di rispettare anche quello che è successo con l'avanzamento tecnologico nel settore. Immediatamente dopo l'utilizzazione dei prodotti in alta definizione possiamo lavorare con sempre nuove concezioni di prodotti, quali per esempio un nuovo mascara che abbiamo realizzato che ha delle cere all'interno ad alto punto goccia di fusione, quindi che fondono a temperature altissime, chiamate anche cere nobili, che danno la possibilità di un infoltimento naturale. E sempre seguendo la parte skincare abbiamo inserito degli estratti di tè per poter dargli la possibilità appunto di avere questa, tra virgolette, chiamiamola autocura. Proseguiamo nel successivo step di questa realizzazione. Allora, in realtà in questo momento noi stiamo facendo un lavoro un pochino più particolare, con un po' di iridescenze e con qualche punto luce in più per fare anche uno show per la fiera, ma in realtà il trend del futuro sarà quello di lavorare con delle trasparenze e con un sistema quasi minimalista, quindi lavori molto puliti, immagini molto fresche, molto naturali. Io ho cercato di realizzare una linea professionale e forse, adesso non sono sicuro, ma credo di essere l'unico trucchiatore che ha creato un'azienda, contrariamente a quello che generalmente fanno le aziende che poi si rivolgono a un trucchiatore. Cosa prevede il futuro nella creazione ad esempio di Show Makeup, di ulteriori prodotti da inserire come referenze? I prossimi step saranno legati a prodotti con caratteristiche long lasting, quindi a lunga durata, soprattutto per dare la possibilità alle persone di non dover necessariamente essere tutto il giorno attenta al make up, quindi ritocchi eccetera eccetera, perché comunque c'è questa, diciamo, esigenza delle persone di andare sempre più veloci nella vita. Come professionista sceglie Show Makeup come linea di trucchi perché? Perché è nata dall'esperienza di un truccatore che fa questo da quasi 30 anni. Le più belle novità di questo Cosmo Prof 2014 è qualcosa che riguarda il make up, ma non è esattamente un make up, è qualcosa di prezioso, ma nello stesso tempo effimero, ed è un nuovissimo prodotto che prende il nome di Gold Stain Jewel, che presenta Genefility SRL. Io sono con l'amministratore delegato, la dottoressa Antonioli. Che cos'è esattamente Gold Stain Jewel e soprattutto nasce da un'esperienza molto particolare. Esattamente, questa è una storia un po' particolare che appunto racconta come da un progetto universitario nel settore biomedicale, da cui il nome dell'azienda Genefinity, e l'obiettivo dell'azienda era quello di andare a realizzare un kit diagnostico innovativo per l'analisi genetica. Questo kit era realizzato con delle piste d'oro e non esisteva un processo per andare a realizzare questo circuito d'oro molto molto sottile per andare a fare un'analisi selettiva sul DNA. Quindi noi abbiamo messo a punto il processo e una volta visto il risultato abbiamo pensato: sappiamo depositare oro in strati molto sottili con delle geometrie particolari, cos'altro possiamo fare? Allora ci è venuta l'idea del tatuaggio, inizialmente anche come tatuaggio per bambini, dopodiché abbiamo realizzato i primi prototipi, io mi sono un po' sbizzarrita su qualche forma più carina ed effettivamente applicandolo abbiamo visto che era un prodotto molto bello e poteva essere proposto non tanto alle bambine ma quanto alle donne, alla trentenne che vuole così
essere esclusiva per una serata, un evento speciale o anche il matrimonio. Abbiamo lavorato moltissimo sulla qualità del prodotto, sia per offrire un prodotto sicuramente safe, con materiali biomedicali assolutamente compatibili con la pelle, e abbiamo cercato poi chiaramente di far allungare il più possibile la durata del prodotto sulla pelle, per cui dai 2-3 giorni iniziali, che sono la durata del tatuaggio per i bambini, abbiamo creato un prodotto molto migliore, di qualità superiore, che dura anche 10-15 giorni sulla pelle. A me piace definirlo un gioiello bidimensionale, per cui è uno strumento, un accessorio, un qualcosa di nuovo che la donna ha a disposizione per essere speciale per una sera. È quindi un peccato d'oro. Gold sin significa appunto peccato d'oro, ed è un qualcosa che può essere sia un prodotto di moda, può essere un accessorio, può essere un tatuaggio, è qualcosa con cui proprio ci si può sbizzarrire, divertire per andare a comporre le forme più desiderate. Applicabilità del prodotto. L'applicazione è semplicissima, nella forma si presenta proprio come un trasferello dei bambini, quelli che tutti da piccoli attaccavamo con l'acqua, per cui è sufficiente pulire bene la zona con acqua e sapone dove si andrà ad applicare la decorazione, si tampona la decorazione con l'acqua e rimuovendo la carta rimane la decorazione dorata sulla pelle senza nessunissima difficoltà. È oro 99.9% e è oro commestibile, quindi è talmente sicuro sulla pelle che potrebbe essere anche mangiato e non dà nessuna interazione con il corpo, per cui è. Una durata variabile dai 4-5 giorni fino alle 2 settimane, chiaramente a seconda della zona dove lo si va a applicare e del tipo di pelle, e che chiaramente le pelli più secche garantiscono una maggiore durata, e le zone più esposte all'usura, all'abrasione, non so, le mani con il lavaggio quotidiano, può andare un pochino a rovinarsi, però è assolutamente resistente all'acqua, perché abbiamo lavorato chiaramente anche su un rivestimento protettivo waterproof, per cui la durata è sicuramente indicativamente di una settimana. Il sito è www.goldsinjewels.com, dove potete trovare tutte le informazioni, le nostre collezioni e trovare i nostri contatti per avere maggiori informazioni sul prodotto. È una delle novità di questo Cosmo Prof 2014, una novità per l'asciugatura dei capelli per i professionisti. Io sono con il presidente della Prosa SRL, che è Gianni Sani. Ci voleva un'idea innovativa e voi ci avete pensato. Effettivamente, che cos'è questo metodo Prosa che proponete con questa idea nuova? Io da 15 anni sto studiando i campi elettromagnetici e gli effetti che essi hanno sulla salute. Per caso ho incontrato poi parecchi parrucchieri che soffrivano di varie patologie, in particolare di mal di testa, spossatezza, dolori articolari, disturbi del sonno, disturbi dell'umore e purtroppo in certi casi anche patologie molto più gravi. Ecco, tutti questi sintomi, tutte queste patologie potevano rientrare nell'ambito dell'esposizione dei campi elettromagnetici molto elevati. È stato facile per me risalire ad una delle cause presenti nei saloni relative ai campi elettromagnetici. Il FON, pochi sanno, che produce uno dei campi elettromagnetici più alti in assoluto fra le apparecchiature alimentate da corrente elettrica. Volevo fare non solo una macchina sicura, ma poi anche una macchina che avesse performance molto superiore al FON, perché avere una macchina sicura che poi non sortiva l'effetto desiderato era inutile. Quindi mi sono fatto un altro piccolo lavoro, sono andato ai parrucchieri e ho chiesto: secondo voi quali sono i limiti dell'utilizzo del FON? Quali sono i problemi che emergono più facilmente? E questi mi hanno esposto il peso, il rumore,
le difficoltà a gestire bene il flusso dell'aria, le scottature facili per i clienti e soprattutto anche danni portati alla struttura del capello. Poi la struttura, diciamo così, del phon, che porta anche a dei rischi elettrici perché hanno in mano la parte elettrica, vibrazioni del motore sul braccio, il filo elettrico intorno alla persona e la postura per l'uso del phon estremamente sconveniente. A questo punto ho preferito optare per la costruzione di una macchina che potesse portare un rimedio a tutti questi aspetti e ho creato Prosa. Prosa innanzitutto è leggerissima a tenere in mano, pochi grammi, silenziosissima. Con gli ultimi accorgimenti che ho apportato alla mia tecnologia, oggi misuriamo quando è al massimo le prestazioni solo 62 decibel di rumore. Tenga presente che una limousine lanciata a 130 all'ora, che sono veramente pochi per una limousine, comunque arriva a 67-68 decibel. Oltre a questo poi la mia macchina è l'unica al mondo come asciugatrice e cera di capelli che ha un campo elettromagnetico prossimo a 0 mGauss. Consente una postura perfetta, non ha vibrazione per il braccio, eccetera, non c'è filo intorno alla poltrona e non scotta e non elettrizza i capelli. In più dà un benessere sia al parrucchiere che lavora sia al cliente seduto in poltrona. Sicuramente Prosa costa molto più di un phon, ma proprio perché in termini realizzativi ha richiesto un investimento notevole, però dai calcoli fatti per quanto riguarda il risparmio elevato di corrente elettrica che ha rispetto a un phon di 2000 watt, per quanto riguarda poi il tempo di cui si fa economia lavorando e asciugando con Prosa, più o meno in un anno ho calcolato che lavorando 4 ore al giorno con questa apparecchiatura in mano si risparmiano quasi 5000 euro. Vogliamo dare comunque la possibilità a tutti comunque di usufruire di questa macchina pagando un piccolo canone di affitto di noleggio mensile, poi quindi annuo. Prosa fondamentalmente è per loro cosa? È tutta un'altra cosa. www.prosaprofessional.com. Come ci si vede da quando si è partiti all'eventualità del 50° compleanno? Ancora più giovani. Beh, cercheremo un prodotto per essere ancora più giovani. Rimandiamo all'edizione 2015. Sarà l'edizione in cui l'Italia espone l'Expo e sarà quindi una edizione ancora più rivolta a dare un saluto di ospitalità e di bellezza dall'Italia a tutto il mondo. Rimandiamo al 2015 e al futuro, in avanti, senza fine. Cosmo Prof Worldwide 2014 si avvia al termine. La bellezza, il beauty, il benessere, la spa, la cosmetica sono sempre argomenti che mettono il Made in Italy davvero come fulcro importantissimo ed essenziale dell'intero mondo e muovono un'intera economia. Abbiamo catturato tutte quelle che sono le grandissime novità presentate in questa numerosissima e frequentatissima kermesse fieristica, un percorso votato al successo che vede anche le sue manifestazioni ad Hong Kong e a Las Vegas riscuotere grandissimi riscontri. Cos'altro dirvi? Continuate a seguire la bellezza perché la bellezza salverà il mondo e noi di Fiere Dintorni con la bellezza continuiamo per voi ad amplificare il mondo al cubo.